Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. L'Italia non è di sicuro patria dove è facile avere successo nel mondo della serie TV. Molto vengono importante, soprattutto dagli Stati Uniti dove invece c'è una produzione molto importante. Certo, un grande lavoro è stato fatto in questi anni per cercare di portare anche il nostro paese su degli standard degni di nota. E così Gomorra, tanto per fare un esempio, ma anche Suburra ed ancora altre produzioni che l'Italia è riuscita a vendere anche all'estero. Ma quelle che nel nostro paese sono da sempre riuscire ad attirare l'attenzione sono le fiction. Elda Albigini. Un particolare tipo di prodotto seriale, che nel corso del tempo ha avuto anche diverse trasformazioni, avvicinandosi al prodotto serie TV inteso come quello che viene esportato dall'America. Tra quelle che hanno avuto maggiore successo nel nostro paese nel corso degli ultimi 20 anni, di sicuro non si ignorare i Cesaroni, diventato addirittura una sorta di cult del genere in questi anni. Numeri importantissimi per un prodotto che è riuscito a far breccia nei cuori di quelle che al tempo erano le nuove generazioni. Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci ma anche quelli che al tempo erano i giovani Matteo Branciamore ed Alessandra Mastronardi. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dei Cesaroni, che hanno poi avuto anche un picco di notorietà molto importante. Personaggio molto amato era anche quello di Stefania Masetti, interpretata da Elda Albigini. Attrice dalla carriera lunghissima tra cinema e televisione, Elda si inserì all'interno del contesto con grande personalità, facendosi apprezzare da tutti. Ricorda Elda Albigini? Stefania dei Cesaroni, ha dovuto subire un improvviso ricovero. Elda Albigini. Uno degli ultimi lavori, Compromessi sposi per la regia di Francesco Micci che, è stato molto apprezzato. In questi anni, però, c'è stato anche un momento dove la Albigini ha fatto spaventare i suoi fan. Un ricovero improvviso che l'ha vista protagonista. Ma per quale motivo? Il suo racconto, fatto attraverso i social, ha spiazzato tutti e risale all'incirca ad un anno fa. Insomma succede così, ti viene un mal di pancia forte, tipo colica, allora ti prendi un rilassante, ma niente passa, anzi diventa più definito, in basso a destra. Nel dubbio, e dato il dolore vado a dormire senza cena e con il dolore sempre lì, le parole di Elda. La mattina chiamo il dottore e vado a farmi visitare con la mia macchina, avevo il sospetto fosse appendicite, ma non credevo addirittura in fase acuta, tanto da farmi ricoverare immediatamente, ha ancora spiegato la Albigini. Insomma, una patologia comune ma che evidentemente nel suo caso ha avuto un impatto anche emotivo molto pesante. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.